Salve a tutti voi. Questa puntata è dedicata al tema dell'amianto e della sua rimozione in sicurezza. Recentemente in Italia c'è stata una forte discussione perché la Corte di Cassazione ha annullato le due sentenze del Tribunale di Torino, in primo grado e poi in appello, di condanna dei proprietari dell'Eternit. Alcuni enti pubblici hanno stimato che in Italia ci sia 1 miliardo e 300 milioni di metri quadrati di lastre di Ethernet. Queste cose succedono quando si comincia a pensare al lavoro in un modo diverso da come lo si dovrebbe pensare. Se uno pensa che il lavoro sia vita, sia fonte di vita, sostanza, beh, allora a quel punto la qualità del lavoro diventa importante come la qualità della vita, la sicurezza del lavoro diventa importante come la sicurezza della vita, insomma è vita. Se invece si comincia a pensare al lavoro come fonte di guadagno, che poi assicurerà la vita, ma è un altro passaggio, ecco che allora il lavoro diventa un qualche cosa che può essere regolamentato dalle leggi dell'economia. Quindi la morte può diventare anche un costo, se è un costo può anche essere sopportabile tutto sommato. È un po' quello che è venuto fuori studiando quello che succedeva con l'amianto, per cui ragionare che sarebbe stato molto difficile cambiare produzione forse ha rallentato un po' quello che poteva essere invece la sicurezza sul lavoro. È così che cominciano, che avvengono gli incidenti, quando si pensa devo lavorare di più perché così faccio più soldi, perché così starò meglio, si salta un passaggio importante che invece lega le due cose. Devo lavorare meglio, devo stare meglio perché quella è la vita. Quello è, passerò tanto tempo qui dentro a lavorare, sarà un pezzo della mia vita, non un pezzo alieno staccato, la mia vita poi è un'altra cosa che faccio quando torno a casa. Ah, una boccata d'aria. Sai come sono fatti i polmoni con cui respiriamo? Sono come due grosse spugne, capaci di assorbire alcuni litri di acqua, contenuta in un sacco chiamato pleura. Lì dentro, ogni 4-5 secondi, avviene qualcosa di miracoloso. L'aria che respiriamo va a occupare tutto lo spazio vuoto a disposizione e consegna l'ossigeno al sangue raccogliendo contemporaneamente gli scarti, i rifiuti della precedente respirazione per portarli fuori dal corpo. Questa semplice operazione avviene mediamente 20 volte al minuto, 1200 volte all'ora, 28.800 volte al giorno. Nel corso della vita respiriamo centinaia di milioni di volte. E tutto funziona perfettamente, se non andiamo a intralciare l'immissione dell'aria occludendo la via d'ingresso, o se non introduciamo attraverso l'aria sostanze, particelle, gas o vapori dannosi per il corpo. Molte fibre naturali o artificiali, fibre di vetro o polvere di legno, sono state sospettate di causare tumori a carico dei polmoni o delle prime vie respiratorie, narici, gola. Ma sicuramente una è accertata come causa di tumore, l'amianto o asbesto. L'amianto è un materiale naturale composto da fibre molto piccole e leggere, simili a piccolissime schegge di legno, e perciò capaci di volare e soggette a essere inalate insieme all'aria. Le fibre di amianto si introducono nei polmoni e lì possono rimanere innocue anche per 30 o 35 anni, prima di scatenare la degenerazione delle cellule tumorali. Io sono ammalata di mesotelioma e questa malattia, credo, mi sia venuta per una serie di cause. Prima di tutto perché ho vissuto a Casale nel periodo, secondo me, di massimo inquinamento. Secondariamente perché mio padre lavorava qui all'Eternit e quindi probabilmente nei vestiti che portava mi ha portato le fibre di amianto a casa. L'amianto è un materiale naturale, innanzitutto. È un minerale, è dal punto di vista chimico un silicato cristallino ed è una fibra. L'essere fibra, ovvero un oggetto allungato, che ha una dimensione che prevale sull'altra, fa sì che questa possa disperdersi nell'aria, avere un comportamento una volta che è, a spasso, diciamo così, nell'aria, tale per cui può essere respirata fra materiali in matrice compatta, materiali in matrice friabile. E la valutazione che deve essere fatta su questi materiali è sempre il proprio stato di conservazione. La liberabilità, la possibilità di liberare fibre nell'aria è ovviamente legata allo stato di conservazione. I sistemi di bonifica che riguardano i materiali contenenti amianto sono tre. Allora, in primis c'è la bonifica per rimozione, dove c'è l'asportazione completa dei materiali contenenti amianto, la seconda è incapsulamento conservativo dei materiali e la terza è un sistema di sovracopertura, cioè
coprire i materiali, per esempio per quello che riguarda le coperture, montare un nuovo coperto sopra quello vecchio. Allora, diciamo che il sistema per eccellenza di bonifica è la rimozione dei materiali. Un proprietario di un immobile che intende bonificare il coperto per rimozione deve avvalersi di una ditta che sia specializzata nel settore, cioè iscritta a uno speciale albo istituito presso le Camere di Commercio. La ditta viene, fa il sopralluogo preventivo, presenta alla USL un piano di lavoro dove sono contenute tutte le procedure per eseguire una corretta decontaminazione e rimozione dei materiali, dopodiché la ASL rilascia un nulla osta e successivamente, in fase di realizzazione del piano, la ASL esegue il sopralluogo ispettivo per verificare che le procedure siano corrette e il materiale venga smaltito nelle discariche, nei siti appositi. Le procedure operative prevedono: 1. L'allestimento del cantiere rispettando la normativa antinfortunistica ed adottando tutte le misure per prevenire i rischi di caduta dall'alto e di sfondamento delle lastre. 2. L'adozione di mezzi di protezione individuale. I lavoratori dovranno essere dotati di semimaschera o facciali filtranti con filtro del tipo P3. Tuta integrale completa di copricapo, senza tasche interne, chiudibile ai polsi e alle caviglie con elastici o nastro adesivo. Calzature antiscivolo, guanti in grado di garantire una sufficiente resistenza alle sollecitazioni meccaniche, imbracature di sicurezza. 3. Il trattamento preliminare della superficie delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D, utilizzando tecniche a bassa pressione. 4. L'eliminazione dei fissaggi con utensili manuali o con attrezzature portatili a bassa velocità. 5. Lo smontaggio delle lastre evitando interventi distruttivi. 6. L'imballaggio e impilamento delle lastre, preferibilmente in quota e calo a terra con adeguati mezzi di sollevamento. 7. Lo stoccaggio delle lastre rimosse ed impilate in area apposita o direttamente nel container destinato al trasporto in discarica autorizzata tramite trasportatore autorizzato. Bene, per quanto riguarda un po' il discorso dell'amianto, a parte la formazione specifica che deve essere fatta proprio per la rimozione in maniera sicura e corretta dell'amianto stesso, non dobbiamo mai sottovalutare purtroppo il fatto che siamo su dei tetti e quindi sono tutti i problemi legati ai tetti. Un tetto in Eternit regge fino al punto in cui però a volte può sfondare, quindi tenere conto di questo pericolo. In più cercare di utilizzare tutte le accortezze nel momento in cui ci si avvicina ai bordi, utilizzare i giusti dispositivi nel momento in cui lavoriamo vicino alle linee di gronda, e troppo spesso questo aspetto viene sottovalutato. Infatti basta vedere la serie abbastanza, diciamo, un po' rilevante di incidenti in quest'ambito. In più l'uso dei dispositivi specifici quando noi rimuoviamo l'amianto, quindi l'uso di mascherine. Dobbiamo dire che l'amianto in Italia ha fatto molti morti e ha creato molti problemi. In Emilia-Romagna abbiamo sostanzialmente avuto nella storia di questa regione tre punti della regione in cui vi era un'alta concentrazione di imprese che lavoravano amianto. Reggio Emilia, manufatti in cemento, circa un migliaio di lavoratori che però avevano un turnover molto alto e quindi le persone che sono passate all'interno delle imprese sono molto di più del migliaio di lavoratori che aveva il comparto. Bologna e Rimini con l'OGR e i due petrolchimici Ravenna e Ferrara, perché dentro agli impianti chimici c'erano tutte le coibentazioni e i lavoratori addetti alla manutenzione avevano a che fare con le coibentazioni in amianto. Negli anni purtroppo il costo è stato molto elevato, circa dal 96 al 2011 circa 2.000 morti sono morti per mesotelioma. Lavorare in quel contesto non era tanto la fatica, poi la fatica dentro lo stabilimento, non è che si possa fare meno di lavorare, si lavora un po', adesso si lavora diversamente, ma erano le condizioni ambientali, non è possibile, cioè
Se questo amianto veniva aspirato e buttato fuori nell'aria, per forza la gente lo respirava. Dai dati che noi abbiamo, visto che registriamo e esaminiamo i piani di rimozione, a Bologna dal 2009 ad oggi sono stati rimossi oltre 4.000 tonnellate di amianto. Insomma, ricordiamo dopo quanti anni, fino a quanti anni si possono manifestare i segni di intossicazione? Gli effetti sulla salute, che in sintesi si manifestano sull'apparato respiratorio, quindi l'amianto è pericoloso per inalazione. Patologie respiratorie ne abbiamo registrate fino a circa 50 anni dalla prima esposizione. A livello generale siamo in attesa di una rapida implementazione del piano nazionale in modo che tutti i soggetti, dalle regioni alle istituzioni locali, siano in grado di mettere in atto tutte quelle misure che riguardano la sfera sanitaria, riguardano la sfera del monitoraggio e delle bonifiche degli edifici contenenti amianto e la questione dello smaltimento dell'amianto stesso. C'è stato nel giugno scorso un atto di indirizzo del Parlamento che sollecitava il Governo all'approvazione del Piano Nazionale che speriamo dia presto i suoi frutti. A livello regionale noi ci attendiamo una grande attività di coordinamento da parte della Regione nell'attività di monitoraggio e di bonifica eseguita all'interno delle amministrazioni locali, per opera delle amministrazioni locali dei comuni o delle unioni dei comuni. Ci aspettiamo un impegno rispetto allo smaltimento dei rifiuti. Pensiamo che i comuni abbiano un ruolo molto forte, specialmente nella fase di monitoraggio e di bonifica. Pensiamo quindi che, a prescindere da quello che farà lo Stato con l'approvazione del Piano Nazionale Amianto e la Regione nella sua attività di coordinamento, pensiamo che gli enti locali possano già partire da subito con i migliori sistemi di monitoraggio che permettono, diciamo, di individuare tutto il cemento amianto presente sul territorio nei processi produttivi. Sul tema dell'amianto, così come più in generale sulle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sui posti di lavoro, il sindacato confederale ha sempre marciato unito e noi pensiamo che alcuni timidi, parziali risultati, come per esempio la riduzione degli infortuni, delle malattie professionali, nascono anche dalle tante battaglie che abbiamo insieme realizzato nei territori e sui luoghi di lavoro con un sindacato che è ormai diventato protagonista. Pensiamo che al fatto che l'ultima legge in materia di salute e sicurezza riconosce il ruolo e la funzione dei rappresentanti di salute e sicurezza nelle aziende e sul territorio come riferimenti esclusivi quasi di questa battaglia e di questa iniziativa. Quindi noi dobbiamo continuare a mantenere questo carattere di unità su temi che riguardano i diritti e soprattutto la vita delle persone. Diciamo di più, il Sindacato Confederale Italiano si sta collegando organicamente anche con le associazioni delle persone, delle vittime esposte all'amianto, perché riteniamo che più è grande, più è forte la coesione sociale, il consenso sociale su questi temi, tanto più sarà determinante il risultato che possiamo ottenere nel confronto con le istituzioni nazionali e locali. Recentemente anche il Comune di Bologna ha realizzato un convegno su questo tema. Voglio sottolineare il fatto che il Consiglio Comunale di Bologna abbia voluto indire unitariamente tra tutti i gruppi una istruttoria pubblica, cioè una giornata intera di ascolto, di esperti, di portatori di interesse su una questione di particolare rilevanza come le conseguenze dell'esposizione all'amianto per i cittadini della nostra città. Ho tenuto molto a rilevare che nel racconto giornalistico ovviamente molto spazio hanno le vittime
dell'esposizione all'amianto, e da lì bisogna partire per rivendicare la forza di fare alcune azioni sul territorio bolognese per incidere sul piano nazionale dell'amianto. Il governo ha chiesto di interloquire con i comuni proprio in questi giorni sul nuovo piano che presenterà a breve, e per fare, per così dire, la nostra parte. Ho lavorato per 35 anni alla Eterni, adesso lo dico io, la fabbrica della morte. Sono entrata che ero una ragazzina, eravamo spensierati, non sapevamo niente. Quando l'abbiamo saputo era troppo tardi. Quante sono state le morti certamente attribuibili all'amianto a Bologna e provincia? Ma noi ne abbiamo registrate dal 1989 ad oggi esattamente 749. Siete anche in grado di stabilire la provenienza di queste persone che si sono ammalate? Assolutamente sì, perché di ognuna di questi casi noi poi dobbiamo ricostruire la storia, che normalmente è storia lavorativa, e abbiamo accertato che oltre il 90% provengono da due realtà lavorative storiche di Bologna, che sono Officina Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato, più qualche altra officina correlata, e l'azienda Casaralta, che costruiva e riparava rotabili ferroviari. E quindi negli anni 70-80 sono luoghi di lavoro nei quali sono state utilizzate delle grandissime quantità di amianto, e quindi i lavoratori ovviamente sono stati molto esposti. La norma che in Italia regolamenta la cessazione dell'utilizzo dell'amianto è la legge 257 del 92. La giunta regionale, in attuazione del piano amianto per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto, prevede la promozione di iniziative formative per i profili professionali che gestiscono ed operano nelle attività di bonifica, rimozione e smaltimento amianto. L'Istituto Edile di Bologna organizza corsi di formazione per i dirigenti nella gestione del rischio amianto e per gli operatori addetti alle operazioni di rimozione, bonifica e smaltimento. La formazione per i dirigenti prevede un corso di 50 ore organizzato in moduli, incentrato sulla prevenzione, sull'organizzazione del lavoro e sulla predisposizione del piano di lavoro. La formazione per gli operatori prevede un corso di 30 ore organizzato in moduli, in cui alle lezioni teoriche si alternano esercitazioni e simulazioni di lavoro in laboratorio. Al termine della formazione, per entrambi i profili professionali, è previsto un esame finale per ottenere l'attestato di abilitazione. Bene, dopo aver visto i corsi di formazione dell'Istituto Edile, vediamo che cosa l'Università di Bologna e l'Università di Modena hanno progettato per la trasformazione radicale dei materiali in cemento amianto. L'amianto o i materiali contenenti amianto, se sono portati a temperature superiori agli 800 gradi centigradi, si trasformano in fasi silicatiche, in silicati minerali innocui per la salute dell'uomo. Quindi c'è un modo, esiste un modo scientifico per trasformare questo materiale, questa sostanza cancerogena. Ecco, noi sfruttiamo questo principio a livello tecnologico, a livello industriale, per trasformare direttamente materiali prodotti contenenti amianto, tipo le lastre di cemento amianto, il ben noto Eternit, e produrre una materia prima innocua. Questo si può fare utilizzando un forno industriale continuo, un forno di grandi dimensioni e lungo 130 metri, che permette appunto il trattamento, la trasformazione termica attraverso temperature molto alte, che può arrivare a 1200 gradi centigradi, per arrivare a un prodotto innocuo, assolutamente sicuro per la salute dell'uomo e soprattutto riciclabile in vari prodotti industriali, quelli che conosciamo e utilizziamo tutti, per esempio le piastrelle ceramiche. Questo è un provino di grès porcellanato, materiale ben noto a tutti, che troviamo nelle nostre case. In questa trasmissione, dove si parla di amianto, noi ci inseriamo molto bene per la attività di ricerca ormai più che decennale sulla caratterizzazione delle fibre di amianto. Abbiamo brevettato nell'ambito delle ricerche condotte all'Università di Bologna col Dipartimento di Chimica un metodo per distruggere le onduline di Eternit con siero di latte.
siero di latte esausto, quindi anche questo è un rifiuto che può essere utilizzato per togliere via il cemento, trasformare il cemento delle onduline di Eteni, liberare le fibre di amianto, le quali a loro volta con altro siero di latte in un processo idrotermale, quindi sempre sotto acqua, mai emesse nell'aria, vengono distrutte totalmente. Non solo questo, ma noi possiamo produrre metalli, estrarre i metalli presenti nell'amianto, possiamo ottenere della idropittura dei materiali utili per l'edilizia. Alla fine di tutto, essendoci dei batteri nel siero di latte, possiamo ottenere anche un fertilizzante. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata dedicata interamente alla rimozione dell'amianto. Arrivederci.